Il colore azzurro domina la collezione, le raffinate maioliche veneziane, tanto in voga nel 600. Ceramiche, vetri, misurini, brocche e vasi, materia e immagine insieme, l'esperienza è immersiva. E poi i libri, quelli che mani attente hanno riempito di parole e profumi dell'orto, che hanno sfogliato nei secoli, libri di ricette per infusi, sempre per fare del bene, perché questa è la ricostruzione della spezieria delle Benedettine di Montefiascone. È la prima volta che viene fatta conoscere al pubblico. L'intera collezione si trova a Roma, al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. In questo modo, la possibilità alla gente del territorio e ai turisti di scoprire un mondo antico affascinante, pieno di bellezza. La spezieria è rimasta attiva fino a circa un secolo fa, risale al 1600, quando le monache l'hanno istituita come servizio alla comunità. E allora diamo il benvenuto a Monsignor Fabio Fabene, che è il vescovo, l'arcivescovo di Montefiascone, ma tra l'altro è anche segretario della Congregazione dei Santi in Vaticano. Allora, così magicamente ci immergiamo in questo tempo andato così pieno di fascino, no? Con questa mostra che avete promosso. Sì, l'Associazione Rocca dei Papi, che opera nel territorio di Montefiascone e si ispira all'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, ha voluto promuovere questa mostra della spezieria, appunto, delle Benedettine di Montefiascone per farla conoscere al pubblico, perché per tanti anni è stata operativa, ma poi, come si è detto nel servizio, da un secolo è a Palazzo Venezia. Ed è stata un'iniziativa collegata ad un'altra iniziativa che abbiamo svolto nel mese di giugno, ed è il Festival dell'Ecologia Integrale, che annualmente si svolge nella città di Montefiascone per promuovere, appunto, l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, in un territorio molto bello dal punto di vista paesaggistico. Come tutti sappiamo. Ecco, come tutti sappiamo, a confine tra l'Umbria, la Toscana, il Mar Tirreno, racchiuso, potremmo dire, dai due grandi monti, a sud il Cimino e a nord il Monte Amiata, che ci porta in Toscana. E poi è un passo dal lago di Bolsena. È dominante il lago di Bolsena, appunto. Sì. Senta, nella spezieria c'è anche la ricetta della felicità? Questa ricetta è stata trovata nell'archivio delle Benedettine, appunto, di Montefiascone. E noi ne abbiamo fatto un certo numero di copie proprio per divulgarla, perché sembra molto attuale. Sì. E appunto si chiama ricetta per ogni sorta d'afflizione di spirito. Sostanzialmente si prendono le erbe medicinali che erano nel monastero e poi si impastano, potremmo dire, con le virtù umane e cristiane, che hanno al loro centro la fiducia nell'amore di Dio. Un fascetto di radice di fede, un mazzetto di violette di umiltà, un'oncia di semenza della parola di Dio, un'oncia di olio di tranquillità. Dà forza per sopportare con coraggio qualunque difficoltà, dà la pace, la grazia, l'amore di Dio e la vita eterna. E la saggezza. Quindi delle c'è una saggezza secolare che viene proprio, appunto, dall'esperienza benedettina. Senta, Monsignore, fino a quando si può visitare la mostra? La mostra si potrà visitare fino a domenica 9 gennaio. Ed è gratuita. Ed è gratuita. Ricordiamo, ecco, che bisogna ricordarlo, è gratuita. Sì. E ricordiamo che, insomma, se andate a Montefiascone avete modo di vedere queste bellezze che sono paesaggistiche, culturali, religiose, veramente storiche, sì, storiche sì. Veramente di grandissimo livello. Forse il Lazio ce lo dimentichiamo un po'. Un po' troppo, no? E poi questa troppo. Parte del Lazio, che è il nord, che è la Tuscia, andrebbe certo. Veramente riscoperta. Bene. Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie. Buon anno, buon anno anche a voi, grazie molte. Allora, TG1.